Beh, noi siamo stati largamente disponibili e responsabili in questi due anni e mezzo. La opposizione, dico tutte le opposizioni, hanno davvero dato una mano a questo governo regionale, anche accorciando i tempi dei confronti e delle discussioni sul fronte sia della programmazione sanitaria che, per esempio, di quello del bilancio e dell'ultima legge finanziaria. La verità è che però non si può non dire, quindi tacere, di fronte alla mancanza della programmazione, gente che fa enormi file sia per i tamponi che per quanto riguarda le vaccinazioni in alcuni casi anche la impossibilità come è stato nella provincia di Chieti a prenotare per quattro settimane eh, le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni per non dire ovviamente le attese infinite per le terze dosi e anche le altre dosi per le persone eh, che già da tempo potevano invece aver diritto alla vaccinazione stessa sono stati ridotti gli hub di due terzi gli SPOC e gli Abbi, cioè i centri vaccinali, e soprattutto è stato ridotto anche l'ammontare delle ore lavorative all'interno dei centri vaccinali che erano rimasti aperti. Insomma, una carenza davvero molto grave. C'è anche però una carenza a proposito di questo di personale nei presidi sanitari? E questo è un problema che si trascina da tantissimi anni? E questa è una vera e propria vergogna perché hanno utilizzato in modo sconsiderato l'uscita dal commissariamento, che con fatica sia con la legislatura Chiodi che D'Alfonso ottenemmo con tanti sacrifici, sacrifici poi pagati di fatto dagli operatori e dagli abruzzesi e nonostante l'uscita dal commissariamento e la spesa di ben 100 milioni di euro in più sul personale, ma anche il personale, anche in questo caso significa fare cattiva programmazione, cattiva gestione, non dare servizi, far esplodere la mobilità passiva, ovvero migliaia di abruzzesi che di più di prima vanno a farsi curare fuori e allo stesso tempo creare anche un deficit.